Ciao ragazzi, ciao Dasvideo, sono qui finalmente su Dragon Age Inquisition. Questo è proprio il mio primo approccio con Dragon Age Inquisition. Partiamo subito con nuova partita. Ragazzi. Allora, creazione personaggio, seleziona razza e aspetto. Allora, uomo, donna. Per esempio, vediamo, umano, quello degli umani è la razza più numerosa e potente del Tedas, ma anche la più divisa politicamente, sembra anellare il conflitto. I personaggi umani ricevono un punto abilità bonus all'inizio del gioco. Oppure, elfo. Gli elfi fanno parte di un popolo storicamente oppresso, distinguibili dalle orecchie a punta e dalla corporatura minuta. Beh, lo sappiamo, cosa sono gli elfi. Comunque, molti di essi versano in condizioni di estrema povertà ai margini delle città umane, ma esistono anche degli elfi nomadi chiamati Dalish. Sì, lo so, lo so. Gli elfi ricevono un bonus del 25% alla difesa a distanza. Il nano. Grandi i nani. I nani sono bassi, tozzi e la maggior parte trascorre la sua intera esistenza nel sottosuolo. Coloro che vivono in esilio, in superficie, sono generalmente mercanti o contrabbandieri. I nani non possono essere maghi, non avendo alcuna affinità con l'oblio, ma ricevono un bonus del 25% alla difesa magica. Allora, ragazzi, l'oblio, per chi ha giocato agli altri Dragon Age Inquisition, sa cosa sia. Allora, i cunari, questa razza medica. I cunari sono dei giganti muniti di corna che seguono la rigida dottrina religiosa del Kun. Chiunque rinneghi i principi del Kun diventa un tal Vashot e spesso trova impiego come mercenario. I personaggi Kunari ottengono un bonus 10% resistenza ai danni fisici. Ok, invece vediamo le donne, per esempio. Le donne. Umano, quella degli umani. Vabbè, le cose sono le stesse, no? Anche qui c'è l'elfo. Nano. Oppure la Kunari donna che è anche ben dotata, diciamo. Allora, proprio adesso. Saluto Nikos, che so che è un grande appassionato di Dragon Age Inquisition. Ragazzi, cosa facciamo? Devo scegliere la classe, ma io non so mai che classe scegliere. L'umano l'ho fatta. Quasi quasi voglio fare l'elfo stavolta. Ok, dai, non so. Facciamo l'elfo. Allora, seleziona classi. Ladro, due armi. I ladri si affidano a velocità e agilità piuttosto che alle armature pesanti, sfruttando le proprie capacità e trovando le migliori posizioni sul campo di battaglia per infliggere danni devastanti. Possono colpire da vicino con i pugnali o da lontano scoccando frecce micidiali. Oppure ladro arciere. I ladri si affidano trovando le stesse cose perché è sempre parte del ladro, però la versione arciere. Oppure guerriero arma a due mani, guerrieri combattono in prima linea protetto da armature pesanti che consentono di resistere a danni ingenti, possono brandire armi a due mani come magli e spadoni, oppure usare armi più piccole accoppiate a uno scudo per una migliore efficacia difensiva. Ok, oppure guerriero arma e scudo, guerrieri combattono in prima linea protetti da armature pesanti che consentono di resistere a danni ingenti, possono brandire armi a due mani come maglie e spadoni, oppure usare armi più piccole accoppiate a uno scudo per una migliore efficacia difensiva. Ok, oppure c'è il mago. I maghi incanalano il potere magico in incantesimi che possono debilitare i nemici o proteggere gli alleati, ma anche scatenare devastanti ondate di energia elementale. Gli addetti alle arti magiche sono temuti, cioè nell'intero Tedas, sprofondando nel caos dopo la recente ribellione dei maghi contro la Chiesa. Facciamo guerriero, arma e scudo. Allora, creazione personaggio, selezione difficoltà. Normale, facile, difficile, incubo. Beh, ragazzi, adesso ho appena iniziato. Dai, facciamo facile. Poi dopo. Allora, creazione personaggio, riepilogo personaggio. C'è il riepilogo. Cacciatore Dalish.
Ridotti in schiavitù. Vabbè, ridotti in schiavitù secoli fa dagli umani, molti elfi vivono ancora oggi nelle città umane, ai margini della società. Gli elfi che rifiutano questa vita sono noti come Dalish. No, questo l'abbiamo già detto. Tu sei stato cresciuto nelle lande per diventare un cacciatore del clan Dalish Lavellan, che si affida a te per protezione e sostentamento. Il clan si trovava nella parte settentrionale dei liberi confini. E di rado interagiva con gli umani, finché la guardiana del clan ti ha inviato al conclave della chiesa come spia, convinta che questo evento avrebbe cambiato le sorti dei Dalish e di tutti gli elfi. Una previsione tragicamente corretta. Ok. Importa assetto del mondo. Vuoi importare un assetto del mondo personalizzato da Dragon Age Keep? No. Assetto del mondo predefinito. Per importare un assetto del mondo personalizzato, accedi visita Dragon Age. Ok. Quindi confermiamo, ragazzi. Puoi curare il gruppo con le pozioni o riposando presso gli accampamenti dell'Inquisizione, puoi rifornirti di pozioni curative usando le casse. Ragazzi, non riesco a parlare, sono troppo emozionato. E questo sarà un video proprio di una prima visione così di Dragon Age Inquisition. Oh no, parte un filmato? Dopo non so se ragazzi i filmati li posso tenere, perché sapete che ogni tanto c'hanno sempre copyright. Ah no, ma era solo un. Ho fatto vedere che mi. Allora, testa 1, testa 2, testa 3, testa 4, testa 5. Ma forse. Ma non mi dispiace così. No, così ho le orecchie, sembra un cane. Boh. Ma neanche questo, con poi con le. Cosa degli alberi in testa col tatuaggio. Sì, poi dai, sì. Facciamo qui. Personalizza. Come personalizza? Ah, generale. Forma volto. Così. Così, carnagione, un po' più scuro, no, 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 troppo nero, non, aspetta, cioè un po' più chiaro, la volevo un po', cioè la volevo un po' carne rosata, ma neanche così abbronzato, insomma, boh, dai, va bene, carnato. Boh, non lo so, sembra un po'. Allora, aspetta, colore occhi, verdi, capelli, ma va bene, neri però. Ah no, ti cambia. Aspetta. No, pelato, che brutto, che brutto. Così. No. Mamma mia, che brutto. Si può ruotare. Che brutto. Sembra uscito da un film di Star Trek questo. Aspetta. Capelli. Questi però questi qua non mi piacciono. No, così no. Ma no. Ma no. Cos'è? One Direction. Allora, aspetta, così. Beh. Così non è neanche. È quasi alla moda. Così no. 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 Buff. No. No, no, che è? mamma mia, che brutto, ma che brutto, ce n'è anche del vecchio. Ma così sarebbe molto comodo da lavarsi i capelli. Così cosa cambia? Boh, sembra più cicci, più ricci.
Ma che brutti! Ma no, gli elfi hanno i capelli brutti. Allora, aspetta. Allora quasi quasi muoio, quasi quasi lascio questo. Ma c'è il codino. Non ho visto che ho il codino, aspetta. Ci metterò una vita a scegliere. Così è molto spettinato. Cioè, la gente abbandonerà il video prima di capire cosa scelgo. Ma scelgo questo perché ha un taglio asimmetrico un po', quindi va bene, dai, è alla moda. Ah, e qua c'è il colore capelli, beh. Allora. Bianchi, no, no, quindi così, nero, un bel nero così, se no biondo, ma è un biondo cenere questo, no, troppo gialli, giallo paglia, marrone merda, no, che, no. Aspetta, riproviamo il biondo. Ma secondo me non sta bene col biondo qua. Ma no. Ma io quasi quasi lascio. No, lasciamo così. O ce ne ho dei più neri. Aspetta, però vediamo, biondo così. Beh, vabbè, dai, ma cosa importa? Ah, voce. C'è pure la voce. Sentiamo. Eh? Parla? Everything you've heard, completely true. As long as the job gets done, I don't care about the rest. C'è You leave me no choice. Sì. Va bene, dai, va bene. Direi che può andare. As long as the job gets done, I don't care about the rest. You leave me no choice. You leave me no choice. Ok. Teste, orecchie, occhi. Naso, bocca e mascella. Cicatrici e tatuaggi. Attenzione. E beh, è molto personalizzabile, il personaggio. Avete visto? Davvero, davvero, davvero. Vediamo. Queste cicatrici non è che mi piacciono tanto. Tac, tac. Così, così non ce l'ha le cicatrici. O ce l'ha lì, sul fianco. Vedo le vene, non capisco. Guarda che lavoro, che crepa. No, dai, così dovrebbe essere senza cicatrici. Ah, vedi, intensità cicatrici. E allora, se uno fa così, così si ingrandiscono, così. Vabbè, ma non c'è. Posizione orizzontale. Cos'è? Vabbè, ma io le ho praticamente tolte le cicatrici. Tipo tatuaggio. Vediamo. Interessante. Tontata, sono guerriero. No, sono un elfo. Così troppo delicato, così. No? No. Mamma mia. Decorazione di una piastrella. E
E va. Interessante, interessante però così. Mezzo e mezzo. Oppure, aspetta, cosa c'era là? Ah, sotto gli occhi così. Così in alto e basta. Taccio lì. Che roba è? Dai! E va, ma che belli però. Io potrei stare qua delle ore a scegliere queste cose, che poi dopo... Quanto cambiano nel gioco poi in realtà sta cosa? Poco, però... Aspetta. Era così quello che mi piaceva. Sì. Ma sì, dai, è un particolare. Colore tatuaggio. Ah, pure. Però come... Ah, accidenti. Verde, verde. Era così. Ah, l'intensità è così. Sono un elfo. Ok ragazzi, secondo me a voi non piacerà. Però lui vi risponderà così. As long as the job gets done, I don't care about the rest. I don't care about the rest, vedi? Lui, vedi? Non gli importa. Quindi... trucco. Ombretto, intensità ombretto, colore occhiaie. Ma dai! Colore arco sopracciglia, intensità arco sopracciglia, colore ciglia, non ho parole, colore interno occhi, intensità contorno, tipo fardo, intensità far, colore labbra, intensità colore labbra, lucentezza labbra, no, beh, vabbè, dai, basta, basta, il trucco, vabbè, dai, va bene così, ragazzi. Dai, non è il tuo personaggio. Che è Manon? Manon! Svideo. Chi altri se no? Eccolo qua. Che succede? Sono quelle bestie. Scappa, scappa. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed.
Everyone who attended is dead, except for you. Allora, senza una risposta, sì, c'è la solita dialogo del... Quindi è orribile, mi ritenete responsabile? Sì, perché il conclave... mi ritenete responsabile? You think I'm responsible? Credete che sia stato io? Explain this. Spiegami questo, non posso. Can't. What do you mean you can't? I don't know what that is or how it got there. You're lying. We need him, her, Cassandra. E ci serve Cassandra. In alcuni dialoghi puoi rispondere emotivamente alle varie situazioni che si presentano. In questi casi delle icone speciali evidenziano l'emozione legata alle risposte. Ah, vedi il pugno. L'occhio che piange. E adesso pure non riesco a capire. Facciamo i lacrimosi. Tutta quella gente. Incredibile, tutta quella gente è morta. Dead. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me and then a woman. A woman. Una donna. She reached out to me. But then go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. What did happen? Mm. It will be easier to show you. Chiamano il varco, un imponente squarcio nel mondo dei demoni che cresce con il passare delle ore. E non è l'unico squarcio, ma solo il più grande. Tutti causati dall'esplosione al conclave. Each time the breach expands, your mark spreads. Ogni volta il varco che si allarga, il marchio diventa più grande e ti sta uccidendo. Potrebbe essere la chiave di tutto, ma non ci resta molto tempo. Indaga. E ritieni colpevole ancora. You still think I did this? To myself. Not intentionally. Something clearly went wrong. And if I'm not responsible. Someone is, and you are our only suspect. Sei il nostro unico sospettato. You wish to prove your innocence? This is the only way. Aiutandoti, ora soffro. No, prima facciamo la chiave di tutto. He said maybe the key. La chiave per cosa? Per chiudere il varco. Presto scopriremo se la cosa è fattibile oppure no. It is our only chance, however. And yours. Vabbè, la nostra unica speranza è anche la tua. Aiutandovi avrò salva la vita? So, if I do what you want, will I live through it? We have no way of knowing. Tutto da vedere, eh. They have decided your guilt. Hanno già sancito la tua colpevolezza e ne hanno bisogno. Gente di Haven piange alla nostra Santissima Divina Giustinia, guida della Chiesa e promotrice del conclave. Conclave era una speranza di pace tra maghi e templari. La Divina era riuscita a riunire tutti i capi e ora sono morti.
Il fermento come il cielo, ma dobbiamo pensare in grande come ci ha insegnato lei. Finché il varco non sarà chiuso. È bello, mi ha fatto bene i costumi. There will be a trial. Troppo bello. I can promise no more. Come. Sarà un processo. Where are you taking me? Dove mi stai portando? Your mark must be tested on something smaller than the breach. Tuo marchio va messo alla prova con. Allora, oh, finalmente adesso qua iniziamo a comandare il nostro ometto. Sono un super elfo.